Amiche e amici di Rossini TV, prosegue il percorso di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, in particolare del tema dedicato ai comuni della provincia, questo 50x50 capitali al quadrato, e oggi siamo all'inaugurazione della settimana di Gabicce, Gabicce Mare Monte, come da questo nuovo ormai brand che abbiamo imparato a conoscere, propone una settimana intensa che si ricomprende sotto il titolo del Festival degli Sguardi. Oggi ci troviamo qui all'interno del Mississippi, che è stato sempre un punto cardine di Gabicce, Mare Monte, che è poi stato il City Brand, che ospita inoltre anche l'installazione immersiva che è Gabicce Mare Monte Experience. È un momento in cui le persone potranno entrare e fare un viaggio proprio all'interno del territorio, lasciarsi immergersi e provare tutte quelle esperienze che magari non sempre si prova, perché sarà un volo ad ali aperte su quello che è il nostro territorio. E qui devo ringraziare i miei collaboratori, Vincenzo Marcone, che ha curato la colonna sonora, e Filippo Gualazzi, che invece ha curato la parte interattiva, perché insieme anche a Federica Cioppi abbiamo confezionato tutto questo Festival degli Sguardi, che ospiterà insomma vari appuntamenti, ma soprattutto tutto quello che appartiene al punto di vista rinnovato. Tant'è che la nuova immagine coordinata è proprio un caleidoscopio che abbraccia tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Cercheremo di presentarci al meglio con un programma molto variegato, le cui principali iniziative si svolgeranno proprio all'interno di questa struttura che è il Mississippi, dove ci sarà, e breve poi faremo l'inaugurazione, questa stanza nel locale, una stanza immersiva dove andremo con delle immagini visive a emozionare la gente, quindi facendo conoscere la nostra natura, proprio perché natura della cultura è un po' il titolo anche di Pesaro, capitale della cultura. Vorremmo far conoscere il nostro territorio dal mare al monte, il bellissimo panorama del mare, il parco del San Bartolo, che ci rendono unici anche come destinazione turistica. Abbiamo voluto anche presentarci come unica destinazione turistica, che è la riviera del San Bartolo.